Eder. Mech. Pallister. Oggi 6 gennaio è stato effettuato un sopralluogo all'interno del parco del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, per verificare la presenza di edifici dove poteva essersi riparata, quando era ancora in vita, la Resinovic Liliana. L'accertamento è stato effettuato nell'area del ritrovamento del corpo della donna, avvenuto nella data di ieri 5 gennaio 2022, in una parte boschiva del comprensorio. Sono stati esaminati gli edifici presenti nell'area, in particolare alcune strutture fatiscenti, dove vi era la possibilità che ignoti potessero avervi soggiornato. È stata riscontrata la presenza di 3 diverse tipologie di costruzioni, ovvero edifici fatiscenti, edifici parzialmente crollati, edifici nuovi in uso a terzi ed edifici nuovi ancora chiusi. Si dà atto che le strutture in uso a terzi presentano la possibilità di accesso esclusivamente attraverso le porte principali, mentre gli edifici nuovi chiusi presentavano gli accessi chiusi. Riguardo agli stabili fatiscenti crollati, è stato accertato che tutti questi edifici abbandonati sono circondati da reticolati composti da armature d'acciaio antintrusione, che ne impediscono l'accesso. Alcuni degli stessi fabbricati presentano gli accessi murati ed integri. La piantina sottoriportata, estrapolata da Google Maps, è relativa al comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico ed è integrata ad alcuni fotogrammi scattati sul posto e pertinenti alle strutture esaminate, con l'indicazione della loro precisa posizione. Con il pallino rosso viene indicato il punto dove è stato rinvenuto il corpo della donna. Si dà atto che la parte boschiva compresa tra le 2 frecce di colore bianco presenti nel fotogramma sottostante, indicativamente nel tratto compreso tra via Valerio e piazzale Canestrini, è recintata o comunque di difficile accesso e l'area verde risulta percorribile solamente entrando dalla via Vaesse per pochi metri. La recinzione delimita l'area del comprensorio dell'ex OPP che volge verso l'esterno e, per tale motivo, non sembra indicata per l'eventuale occultamento di un cadavere. Nella parte sottostante, indicativamente da piazzale Canestrini in direzione via San Cilino, accedendo all'area verde, sono presenti diverse zone scoscese del terreno di libero accesso o con la recinzione divelta, motivo per il quale tale area appare più indicata per l'eventuale occultamento di un cadavere. E ora il racconto di una testimone. Premetto che lavoro come operatrice sociosanitaria. Ieri mattina dovevo prendere servizio alle ore 7 insieme al mio compagno ed insieme ad una nostra collega avremmo aperto noi l'ambulatorio del centro. Specifico che io ed il mio compagno proveniamo da Muggia, per cui per accedere al servizio, che si trova all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico in via Ralli, percorriamo la strada del predetto comprensorio accedendovi dall'ingresso che dà sulla via Valerio e così abbiamo fatto anche ieri mattina. Descrivo il percorso, accediamo, come ho detto, dalla via Valerio, proseguiamo dritti in discesa, c'è una prima curva. Poi scendiamo ancora e passiamo davanti alla zona dove all'interno sulla sinistra c'è il bar, il posto delle fragole ed una chiesa, sempre percorrendo la strada principale. Poi proseguiamo dritti sulla strada dove sulla sinistra c'è un edificio universitario sul muro del quale c'è il disegno di un pinguino. Proseguiamo ed ad un certo punto si arriva ad uno slargo ai lati del quale, da entrambe le parti, vi sono degli edifici in disuso quasi diroccati. Nello slargo ci sono almeno 2 cassonetti grandi per la spazzatura posti al lato di un edificio in disuso. Arrivati a quel punto, erano circa le 6:50, il mio compagno ha rallentato, perché subito dopo sulla destra c'è una curva molto stretta dopo la quale la strada prosegue scendendo. Prima di fare la curva che ho detto, ho notato una figura che aveva in mano una torcia elettrica accesa la cui luce puntava verso il basso. Questa figura stava camminando verso l'alto. Quindi ci stava venendo incontro di fronte e si trovava sul lato sinistro della strada prima dei cassonetti della spazzatura che ci sono sul lato sinistro scendendo. Ho avuto l'impressione che questa persona potesse provenire dalla strada che c'è sulla sinistra subito dopo lo slargo.
La zona è abbastanza buia, ma ho visto che si trattava sicuramente di un uomo, mi è sembrato anziano, e vestiva tutto di scuro, sia pantaloni che giacca. Portava un berretto scuro con una visiera corta, non come quelle dei berretti da baseball e non era di lana, né sportivo. L'uomo era di altezza media e di corporatura normale. Ho avuto l'impressione che l'uomo fosse anziano, perché sul suo viso ho notato che aveva la barba bianca. Ho notato l'uomo attirata dalla luce della torcia. Ricordo di aver detto al mio compagno: cosa ci fa qui un uomo anziano col buio, praticamente di notte? Magari ha bisogno d'aiuto. Questa persona ha proseguito e non ha chiesto aiuto. Ricordo che camminava lentamente guardando per terra. In quel momento ho pensato che l'uomo stesse cercando qualcosa per terra, che avesse perso qualcosa. Sono sicura che tenesse in mano una torcia e non un telefonino, perché il fascio di luce era concentrato. Potrebbe essere una coppola quella che indossava, ma non ne ho l'assoluta certezza. Non credo che sarei in grado di riconoscere l'uomo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.